tutti e bentornati nella nostra cucina. Oggi prepareremo insieme il cotechino con le lenticchie. Vediamo insieme gli ingredienti. Ci servirà un cotechino, delle lenticchie, sedano, carota, cipolla, un rametto di rosmarino, qualche foglia di alloro, sale, pepe, olio extravergine di oliva e del brodo vegetale. Andiamo insieme alla preparazione. Per prima cosa ci occupiamo del cotechino, quindi seguendo le istruzioni noi immergiamo il cotechino in una pentola d'acqua, portiamo ad ebollizione e facciamo cuocere poi per 20 minuti. Nel frattempo andiamo a tagliare le verdure che ci serviranno per il soffritto, quindi le andiamo a tritare bene. In una padella mettiamo a scaldare dell'olio extravergine e mettiamo a soffriggere sedano, carote e cipolla tritati. Aggiungiamo quindi le lenticchie e scoliamo bene, facciamo insaporire bene le lenticchie, aggiungiamo due foglie d'alloro e il rosmarino. A questo punto aggiungiamo il brodo vegetale poco per volta. Aggiungendo il brodo poco per volta, ultimiamo la cottura delle lenticchie per circa 30 minuti. Il cotechino invece è ormai cotto, quindi tagliamo un angolo per far fuoriuscire tutto il liquido di cottura. Insaporiamo quindi le lenticchie con sale e pepe. Le nostre lenticchie sono quasi ormai pronte. Andiamo quindi a tagliare il cotechino. Andiamo quindi per prima cosa a togliere la pelle. Tagliamo quindi a fettine. E siamo ormai pronti per impiattare. Ecco qui pronto il nostro cotechino con le lenticchie. Un piatto semplice, veloce e come sempre super gustoso. Spero vi sia piaciuto, lasciate i vostri commenti e iscrivetevi al nostro canale. Ciao e buon appetito a tutti da Sapori e Odori di casa mia.